Luca! Giovanni! Alessandro! Bye bye! E andiamo! Allora? Ma ci siamo proprio tutti! No! Manca la meglio! Ragazzi! Luciana! E come sarà l'esperienza su un set comico con due maestri come Ivan Zina? Com'è andata? Ma io mi sono divertita molto, non li conoscevo, insomma conoscevo il loro cinema ma non li conoscevo personalmente, non ci avevo mai lavorato ed è stato molto interessante perché poi sono due amanti del cinema, hanno una cultura sul cinema incredibile, cinema francese, cinema americano e quindi c'è stato anche un bellissimo scambio anche interpersonale e sul set Carlo è un amore, ama gli attori, gli piace lavorare con loro, ti fa sentire a tuo agio, se tu proponi delle cose è in grado di ascoltarti e quindi insomma di accogliere anche tutte le tue proposte, quindi è fantastico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Lei è Sara ed è la mia, insomma, la fidanzata. E loro sono i miei amici, Luca, Alessandro, ciao. Luciana, ciao. Fabio Rocchetti e il marito ciao. Di Luciana. Vado un attimo, torno subito. Ok. Fabio Rocchetti, le hai fatte le carte d'imbarco? Certo, sì, tutte e due. Ma scusa, ma questa da dove salta fuori? Ma tu non hai sposato? Certo che sono sposato, solo che lei non lo sa che sono sposato. Ah. Insomma... Si è creata una squadra bellissima, divertentissima, in particolare con Emilio, con cui io mi interfaccio, e con Paola Minaccioni, che non c'è. E, è stata un'esperienza divertente nella vita e quindi immagino che sia stato questo anche, no, che abbia creato poi la giusta energia per creare gli aspetti più comici. Sì, beh, devo dire che il merito è anche di Carlo, che ha voluto raccontare una storia di ex amici di scuola, per cui immediatamente sul set si è creato questa complicità, come se fossimo realmente compagnoni di scuola, per cui sono successe delle cose, voglio dire, assolutamente divertenti, tipo Riccardo Rossi che diceva: allora stasera andiamo tutti al ristorante italiano, e noi facevamo sì, prenota, lui prenotava, ci andava da solo, nessuno ci andava, insomma gli davamo la canna, per cui voglio dire scherzi e goliardia come se fossimo realmente compagni di scuola. Tra di noi, molti di noi si conoscevano già, per cui non è stato difficile trovare immediatamente la sintonia e poi il film è venuto fuori divertente, per cui era anche facile continuare a divertirsi, non ci sono stati intoppi in scena, insomma è stata una bellissima esperienza. La regola più importante di tutte, non si ruba. Non capite perché guardi a me? Chi devo guardare? Che lavoro fai, Tezzi? Che lavoro faccio? Vedo da fare, giro, imbastito. Fai l'altro. Che vuoi? Ma te pare che mi metta a rubare il matrimonio dei miei nipoti? Oddio, veramente? Qua volta al funerale di zia Clelia te sei mica tenuto. Dici, te quella parente di secondo grado. Ma sì, in effetti, c'ha ragione. Ah, c'ha ragione. Comunque le chiacchiere stanno a zero. Non t'azzardare, tocca niente perché te taglio le mani. Ma te lo giuro, potesse morire tua madre. Oh! Stilla. Il set cinematografico è molto più bello della televisione perché ci sono dei tempi più dilatati, ci si riflette di più sulle cose che si fanno e si può sperimentare di più perché c'è più tempo per parlarne, per verificare, mentre invece in televisione si va molto veloci. E com'è andata l'esperienza sul set con Panzina che tu conosci bene? Ma insomma... un mezzo disastro, un po'. No, come è andata benissimo, è andata come sempre. E come diceva Giorgio, lavorare con Carlo è veramente facile, cioè veramente semplice, non è facile, ma è semplice, nel senso che lui sa tutto, conosce tutto, sa quello che devi fare, quello che devi dire, sa quello che metterà nel film, quindi non te fa perdere né energie né tempo a fare chissà che. E poi una persona straordinaria che sa tenere, lo sai che c'è? Che Carlo Panzina è educato, una persona educata e ama gli attori, quindi si sta bene. Amore, oggi hanno chiamato Thomas Enzo, ci hanno invitato da loro a Zagarolo sabato per un bracciolata party. Wow, ah no, il weekend prossimo non posso, devo andare a Zurigo, al matrimonio di mio ex compagno di classe. Vabbè, allora li chiamo e dico che ci abbiamo da fare. E no, veramente preferirei andare da solo. Dai, amore, ci saranno tutti i miei vecchi amici. Se mi presento con te, che cosa gli racconto? Com'è andata? Anche con Ivan Zina, che sono due maestri del genere. Bene, benissimo. Quando lavori con loro è
molto facile, tutto così scorre con una serenità, una velocità anomala rispetto ai tempi e all'atmosfera del cinema. Quindi riescono sempre a creare questa bellissima atmosfera, questa coesione di gruppo da loro ovviamente, come dire, gestito, creato, pensato. Quindi diviene tutto molto facile, anche proprio nello specifico, nella direzione degli attori sono precisi, perfetti, sanno esattamente quello che vogliono, quindi per chi fa il nostro mestiere è quello di cui tu hai bisogno.